Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Bentrovati su Globus Radio Station da Antonella Guglielmino e Sara Russo. Oggi notizie dal mondo, parleremo di cronaca, cultura, spettacolo e molto altro ancora. Con le nostre notizie che sono sempre le più curiose e le più intriganti. L'Ariston di Sanremo ha ospitato The Evener. Il produttore protagonista del Festival di Sanremo ha presentato il suo album The Wandering of the Evener in uscita il 24 febbraio. L'album ai primi posti della classifica dei dischi più venduti in Francia. Dopo Stromae, il pacco del Teatro Ariston di Sanremo ha ospitato un altro grande artista francese, il produttore DJ The Evener. The Evener ha presentato durante la kermesse sanremese il suo album di debutto, The Wanderings of the Evener, in uscita in Italia il 24 febbraio, che contiene il singolo già certificato platino per le vendite nel nostro paese, Fade Out Lines. Imagine Dragons, concerto a 10.000 metri d'altezza e poi atterrati a Sanremo. Il 10 febbraio sul palco del Festival di Sanremo 2015 presentato il nuovo album Smoke Plus Mirrors, in uscita il 17 febbraio. Imagine Dragons sono stati a Sanremo e la band americana è pronta ad imbarcarsi per una nuova avventura. I quattro ragazzi di Las Vegas hanno annunciato uno speciale tour promozionale in occasione dell'uscita del nuovo album Smoke Plus Mirrors nei negozi dal 17 febbraio. Brian Wilson, il 6 aprile esce il suo 11° disco di studio No Peer Pressure, con Beach Boys, Casey Musgraves, Nate Ruess dei Fun, Zooey Deschanel e M Ward dei She and Him, Peter Hollands e Sebu Simonian dei Capital Cities. È una delle figure più popolari e venerate della storia della musica, un autore, un produttore, arrangiatore leggendario ed è l'artista dietro alcuni dei brani più amati della musica pop di sempre. Non è esagerato dire che Brian Wilson è uno dei compositori più influenti e capaci degli ultimi 50 anni e per la pubblicazione del suo 11° disco di studio che si intitolerà No Peer Pressure è tornato alla Capitol Records, la storica etichetta con cui ha lavorato con i Beach Boys. 40 passi di Antonella Di Veroli e del suo assassino.
Opera prima di Mauro Valentini, 40 passi, libro inchiesta sull'omicidio di Antonella Di Veroli, la donna uccisa in casa nel 1994 a via Domenico Oliva, nel quartiere romano di Talenti. La vittima fu trovata due giorni dopo dai parenti disperati. Era rinchiusa nel suo armadio. Mauro Valentini è un blogger con la passione per la cronaca. Collabora con diverse testate, tra cui Di Roma. Scrive per il cinema. Sta per uscire la sua prima fatica, un libro inchiesta dal titolo 40 passi, su un fatto di cronaca che sconvolse l'Italia intera. Si tratta dell'omicidio di Antonella Di Veroli, che passò alla storia del crimine come il caso della donna nell'armadio. Infatti la donna venne uccisa in casa il 10 aprile 1994 a via Domenico Oliva, nel quartiere romano Talenti. Verrà ritrovata chiusa nel suo armadio due giorni dopo dai parenti che la cercavano disperatamente da due giorni. Take That, è uscito il nuovo album Free. Album più ordinato su Amazon UK di tutti i tempi, il 13 ottobre, unica data italiana al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Sull'onda del successo dell'ultimo disco Three, i Take That faranno tappa il prossimo 13 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, per l'unico concerto italiano del loro nuovo tour. Uno show che li porterà da aprile in 8 città europee per 24 attesi spettacoli. Grazie, tutto questo e molto altro ancora su www.globusmagazine.it. Era l'ultima. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundowns, don't you know? If they move too quick.